Questa è l'immagine. Il naviglio scorreva qua, questo era come era una volta. Sì, la struttura era abbastanza simile ad adesso, anche vedete che c'è questo, qui c'era un fregio che non c'è più. Non c'è più questo. Il balcone, poi magari tu non era segnalato, per il resto è. Questo è come era e questo è oggi, che il naviglio non c'è più. Un paio di cose. Allora, l'edificio che sta alla base di questo, perché è stato ampliato nel tempo, però il primo è del XVI secolo, anni tra il 500, del 501 e il 600. Poi è stato mano a mano arricchito, hanno fatto uno scalone d'onore all'interno, un certo Cesare Monti. Dice che c'è, dietro c'è un giardino all'inglese, sono andato a guardarmi la definizione, il giardino all'inglese è quando è, diciamo tra virgolette, mezzo selvaggio il posto, ci dice, uscelli, in realtà non è mai completamente curato, però te lo costruiscono in maniera tale che sembri un po' con delle grotte, ruscelli, questo già dice qualcosa perché non era un giardino all'inglese. Adesso andiamo a vedere la seconda facciata, che è della metà del Settecento, è stata fatta da Benedetto Alfieri, che era lo zio di Alfieri poeta. Sì. Andiamo là, andiamo di là e attraversiamo. Perché tutti pensano che questa sia l'unica facciata e hanno in mente questa immagine qua, ma non è vero. Come stile mi sembra abbastanza baroccheggiante. Sicuramente gli anni sono quelli. Sì. Non ho visto l'orologio. Eccolo qua. Molto, perché c'è in condizione che l'ho fatto. Ok, facciata, metà del Settecento. Benedetto Alfieri, architetto e zio di Alfieri poeta. E poi riprendiamo anche il giardino perché non è male.